Perché ho deciso di iscrivermi alla Holden? È stata la frase che c'è scritta sul sito: hai passato una vita a occuparti di numeri, adesso è il momento di tornare alle parole. E il desiderio proprio di vivere altre vite sia nella lettura che nella scrittura. Lavoro sempre, per cui non posso fare, non ho tempo per preparare il mio film, per scriverlo, per girarlo, lavoro. Ecco, sono venuto qui perché era il momento di far crollare quest'alibi. Una realtà che viaggia veramente parallela rispetto a quella del mondo dove viviamo noi. Hai la possibilità di conoscere delle persone che hanno le tue stesse esigenze, le tue stesse affinità. Lavorare con una classe fatta di persone con età, provenienza, background culturale, professionale molto diverso dal mio, ha sicuramente arricchito tutta l'esperienza. Perché anche se hai un'idea, finché non ne parli con qualcuno, non le esponi, sempre bisogno di ascoltare altri punti di vista per capire meglio la tua stessa idea. Sono cresciuta tantissimo sia tecnicamente che anche umanamente, perché sono venuta a contatto anche con le esperienze umane di tante altre persone. È chiaro che in questo anno, e già probabilmente prima, ognuno di noi ha affinato la propria voce. Io sbattevo gli occhi come Bambi quando mi facevano vedere le serie dove potevi cambiare i personaggi, quando mi hanno insegnato a fare un pitch. Io non avevo tanta percezione così chiara del fatto che si potesse raccontare una storia in un romanzo, che poi era una trasmissione radiofonica, che poi su Facebook magari c'era un personaggio di questo romanzo che comunicava, che poi diventava un videogioco. È stato bellissimo a 50 anni scoprire cose che ancora non conoscevo, quello non ha prezzo. La sensazione alla fine dell'anno è quello di avere una cassetta degli attrezzi che prima era vuota e pian piano nel corso delle lezioni si è sempre riempita di nuovi strumenti. Mi è servito molto in questi anni, comunque ho pubblicato racconti su rivista, ho pubblicato un libro e adesso con un collega del corso abbiamo fondato una rivista. L'esperienza? Intensa, molto. Emozionante. Ritorno. Una trasformazione. No, è venuta una bestemmia, ma non si può. Sicuramente non sono la persona che ero un anno fa, sono passata attraverso un viaggio in un mondo straordinario qua dentro, sicuramente. E adesso mi porto a casa qualcosa di interessante.